Il marchio svedese presenta a Ginevra diverse novità interessanti, anche se la più importante è sicuramente la nuova Volvo V90, versione station wagon dell'ammiraglia scandinava. Basata sulla stessa architettura modulare utilizzata per le nuove S90 ed XC90, l'inedita familiare premium del Nord Europa si presenta con motori benzina e diesel 2 litri. Una versione ibrida plug-in e il sofisticato sistema di guida semi-autonoma Pilot Assist. Quest'ultimo permette alla vettura di seguire da sola il veicolo che ci precede, gestendo freni, sterzo e acceleratore, fino ad una velocità massima di 130 km orari. La V90 è una vettura molto attesa perché ovviamente Volvo nel corso degli anni è stata riconosciuta a livello internazionale come il marchio inventore del concetto di station wagon, e quindi la V90, che prende l'eredità della V70, naturalmente è una vettura che tutto il mondo aspettava, non solo a livello europeo ma soprattutto anche a livello italiano. È una vettura ovviamente che fa del design e della sicurezza i motivi più importanti da un punto di vista costruttivo, completamente nuova naturalmente e come dicevo, grandi novità dal punto di vista della sicurezza. La Kermesse svizzera è anche l'occasione per presentare la nuova V40, rinnovata specialmente nella parte frontale. Oltre ad inediti paraurti e mascherina, propone anche nuovi gruppi ottici con luci diurne a LED specifiche.